Ti abbiamo preso il ritmo negli ultimi anni a organizzare gare di sci alpino con la Coppa Europa 2 anni fa. E poi adesso col gruppo dei fondisti della nostra sezione del club abbiamo deciso di organizzare quella, la Nordic Rush, la gara in mezzo al paese di Cervinia, che è venuta benissimo, siamo contenti. Per riuscire a portare gli atleti di Coppa del Mondo, tutti gli ciclisti della valle e non solo, anche delle regioni vicine, ci vuole uno sforzo comune. Fortunatamente il nostro club è radicato bene nel territorio, collaboriamo con la società degli impianti, con la Cervino SPA, che è sempre disponibile per organizzare gli eventi sia sulle piste di sci che, come vedete, in mezzo al paese. L'amministrazione comunale ci dà sempre il sostegno e quindi tutti insieme riusciamo a fare questi eventi. Particolare ringraziamento va dato al consorzio turistico che ci ha aiutato a trovare l'alloggio ai ragazzi che sono a fare la gara e agli atleti. Tutti i volontari, le forze dell'ordine. Federico Pellegrino sarà sicuramente l'uomo da battere, essendo detentore della Coppa del Mondo della specialità sprint, ma insieme a lui ci sarà anche il francese Baptiste Gros, che è l'ultimo vincitore in pattinaggio in Coppa del Mondo, sempre in una sprint, il connazionale francese sempre Lucas Chanavat, che è il campione del mondo Under 23 della sprint, e poi un De Fabiani, che è il vincitore della Coppa del Mondo, anzi il dominatore della Coppa del Mondo Under 23 in questa stagione, e poi ovviamente c'è la mina vagante data dal norvegese Ludvig Jensen, che in un evento particolare che viene fatto in Norvegia ha fatto segnare una sorta di record del mondo sui 100 metri con un stratosferico tempo di 11 secondi e mezzo. Campo femminile, diciamo che la lotta sarà un pochettino più equilibrata, sicuramente le atlete favorite sono Greta Lorano e Alice Canclini per le loro doti da sprinter. Curiosità per quanto riguarda Elisa Brocard, che adesso si è data alle gare distance, ma è stata una buona, assolutamente un'ottima sprinter in passato, e poi ci sarà anche Nicole Gontier, lei è una biatleta. Cervinia si rivela sempre più top come città dello sport. Dopo lo sci alpino siamo qua a riproporre un grandissimo evento come la Cervino Nordic Rush, un evento che vuole anche essere un premio per un grandissimo atleta come Federico Pellegrino, vincitore della Coppa del Mondo di specialità, della Coppa del Mondo di sprint, primo e unico non nordico a vincere questa Coppa. Pubblico delle grandi occasioni per questa Cervino Nordic Rush, gara sprint di fondo che si è corsa sabato 26 marzo nella via principale di Breil Cervinia, con la partecipazione dei più forti atleti e atlete della Coppa del Mondo di sci di fondo. Organizzata dal Club de Ski, con il contributo del Comune di Val Tournanche, della società Impianti Cervino e del Consorzio Turistico del Cervino, la manifestazione ha visto la presenza di oltre 5.000 spettatori, richiamati dai grandi nomi dello sci di fondo mondiale. Tra tutti Federico Pellegrino, vincitore, primo italiano, ad aggiudicarsi quest'anno la Coppa del Mondo nella specialità sprint. Con lui anche l'altro campione valdostano, Francesco De Fabiani, dominatore per il secondo anno consecutivo della Coppa del Mondo Generale Under 23. Tra gli stranieri, il francese di Le Grand Bornard, Lucas Chanavat, vincitore di questa Cervino Nordic Rush, campione mondiale Under 23 sulle corte distanze, come i 170 metri della gara, il cui percorso urbano ha richiesto un trasporto di ben 625 metri cubi di neve, l'equivalente di 15 camion, per preparare al meglio il tracciato. Si è detto pubblico delle grandi occasioni e tutti erano pronti a festeggiare la vittoria del valdostano di Nus, Federico Pellegrino, vittoria che è andata invece al francese Lucas Chanavat, totalmente a suo agio su queste distanze brevi. Terzo posto per il norvegese Ludde Jensen, per la cronaca l'uomo più veloce del mondo con gli sci di fondo sui 100 metri e alla vigilia dato tra i favoritissimi. Avrò ancora delle gare a metà aprile, però in valle sì, e peccato, avrei voluto vincere come l'anno scorso, però va bene lo stesso, è stata comunque una grande stagione. Lo faccio perché so che fa bene alla mia immagine, ma soprattutto all'immagine dello sport, del mio sport, della mia valle, la Valle d'Aosta, e quindi lo faccio per quello. Adesso è un mese in cui posso farlo, poi da fine aprile, inizio maggio, quando inizierò di nuovo a preparare la stagione prossima, sicuramente
cercherò di tornare a concentrarmi al massimo sugli allenamenti, anche perché adesso se non vinco più poi sono cavoli amari, quindi. Ouais, c'était je sais que j'aime bien cette distance donc ouais, j'étais venu pour gagner et puis c'était surtout pour c'était super, j'étais super content de me faire inviter déjà ici, c'était déjà super. Et après bah c'est sûr qu'on courir contre les meilleurs mondiaux en sprint c'est super quoi. Era venuto qui, la domanda era, sei venuto qui per vincere? Lui dice sì, ero venuto qui per vincere, già essere stato invitato è stato un grande onore e poi fare la finale col numero uno al mondo degli sprinter è stato bellissimo ed è stato un onore poter gareggiare con lui e poter vincere. In campo femminile vittoria della valtellinese, ma ormai valdostana di adozione, Alice Canclini, che ha superato in finale Greta Laurent. Terza Elisa Brocard, che ha preceduto l'altra valdostana Nicole Gontier, biatleta e due volte bronzo in staffetta ai campionati del mondo 2013 e 2015. Il che la dice lunga anche sulla presenza femminile alla Cervino Nordic Rush. Quest'anno ho fatto spesso dalla Lombardia alla Valle d'Aosta perché con il centro sportivo Esercito mi sono allenata appunto a Courmayeur e ringrazio i miei allenatori. E che mi hanno comunque fatto fare quest'anno un buon salto di qualità e oggi sono riuscita a vincere, sono contenta, eravamo poche ma comunque il livello era comunque alto e sono contenta comunque già di essere qui e vincere oggi per me comunque è stato importante perché sono arrivata davanti a comunque a Greta Laurent che corre in Coppa del Mondo e io al momento gareggio ancora Coppa Italia, Coppa Europa e quindi diciamo sono soddisfatta di oggi. Tra gli juniores vittoria di Daniele Serra ed Elena Richard. Durante tutta la mattinata, prima della sfida del pomeriggio dei big, i bambini di tutti gli sci club valdostani e non solo si sono alternati in pista per una serie di gare dimostrative, sempre sorretti ed incitati da un caloroso pubblico, complice anche la bella giornata di sole. Perché è uno sport in cui ti diverti molto ed è questo l'importante. Mi sono divertita tantissimo, è stata davvero una bellissima esperienza, mi sono divertita tanto che penso che sia la cosa più importante e spero di continuare a fare questo sport. Ho cominciato la sua avventura, è cominciato da bambino, quindi non c'erano queste gare qui, però abbiamo sempre seguito, certamente. Adesso che è arrivato a dei livelli così, come si fa a non seguirlo? Abbiamo oggi visto quest'anno diverse vittorie e oggi siamo qui ben contenti. Arrivederci alla prossima edizione 2017.